Salve, buongiorno a tutti. Oggi è il 24 di maggio e come avete visto ieri sera, io ho pubblicato ieri mattina queste e sono uscite ieri sera, ieri sera, Lotto 80 su Milano. Allora, è vero anche che avevo dato le ruote di Bari e Roma, invece è uscita su Milano. E come già io ho sempre, diciamo, confermato che le ruote non le ho, e che indovinare la ruota, insomma, si deve indovinare la ruota, qualche volta la so e qualche volta no. Allora, volete, io stamattina voglio dire una cosa, magari voglio fare un video un po' che ne parlo tutti i giorni delle ruote. Allora, ci sono due tipi di giocatori: quelli che giocano all'otto per pagare le bollette del gas, della luce, non so, la rata della macchina. Oppure magari la signora che vince al lotto e va dall'estetista e va anche dal parrucchiere a farsi la tinta, che adesso andare dal parrucchiere ci vogliono un sacco di soldi. E quelli che vogliono fare il colpaccio. Quelli che vogliono fare il colpaccio per sistemare la loro condizione finanziaria, magari che è precaria. E avete tutto il diritto di pretendere o di pensare o di sognare di fare il colpaccio, che spesso non lo fate. Diventate vecchi con la barba bianca e non riuscite a fare un ambo su ruota nemmeno se vi impalano. Io sono la categoria delle persone intelligenti e tanti sono della categoria delle persone intelligenti o dei giocatori intelligenti, per meglio dire, quelli che vogliono pagare le bollette della luce, del gas, del telefono, no, perché adesso il telefono si fa, vabbè, della luce, del gas. Magari anche una parte del mutuo, magari la rata della macchina, magari la rata della scuola. Ecco, io sono di questa categoria. Quelli che volete fare il colpaccio dovete andare da un'altra parte, dovete andare forse dai lottologi o da qualcun altro, perché appunto vi danno le ruote che io non ho. Il gioco del lotto è un gioco per artisti e bisogna avere l'arte di vincere. L'arte di vincere è un'arte anche dell'intelligenza, del ragionamento, no? Perché poi bisogna fare i conti anche con le vostre date di nascita. Non tutti voi siete fortunati. Anzi, spesso chi gioca all'otto e chi ha la scimmia del lotto, la fortuna vi ha abbandonato da tempo. Quindi, la storia di giocare sulla ruota fissa o non la ruota è una scelta, semplicemente. C'è chi le piace andare al mare, c'è chi le piace andare in montagna a fare le vacanze. Semplicemente una scelta. È una scelta di vita. È così, si sceglie nella vita. Io ho scelto di giocare al lotto in primis, partendo per pagare la bolletta della luce e del gas. L'altro giorno, facciamo un esempio che succede nelle migliori famiglie, mi si è rotta la gomma della lavatrice. Tra l'uscita, una balla e l'altra, no? Io ho pagato 200 euro per cambiare la gomma della lavatrice. Perché adesso funziona così, ho chiamato l'idraulico l'anno scorso, ho pagato 300 euro. Io queste spese extra me le pago con le vincite del lotto. Poi, se dovesse venire il colpaccio, ben venga. Perché anch'io la gioco la quaterna. Sto sognando di fare la cinquina. Però nel frattempo, se vinco i soldi che mi bastano per pagare le bollette, io faccio un ragionamento, penso che è un ragionamento finanziario logico di una persona intelligente che gioca. Voi che ambite al colpaccio, no? Che volete fare, non so, per esempio voi, vedete, voi giocatori, adesso vi spiego, questa roba qua, se l'avete giocata, l'avete giocata solo da terno. Giusto? Molti di voi l'avreste giocata solo da terno perché a voi non vi conviene vincere i soldi, se sono pochi, vi conviene perderli, che è un altro film. Tra vincere poco e perdere sono due condizioni totalmente diverse. È un ragionamento.
È il ragionamento che fate molti voi giocatori, soprattutto le donne, ma anche gli uomini in questo caso. Questo voi non l'avreste mai giocato da ambo. Eppure esce dalla mattina alla sera, perché questi ingressi qua io li pubblico tutti i mesi e so che li pubblico alla mattina, escono alla sera oppure la volta dopo. Però voi giocatori, l'altra parte, la metà, preferite giocare su ruota 8, 9, 10 volte i numeri che poi magari non escono e avete perso una palata di soldi. Ecco, e questa è la differenza. Ci sono i giocatori, due categorie di giocatori. Quelli che vogliono pagare le bollette del gas e della luce o la rata della macchina o una parte, anche l'affitto di casa, no? E quelli che vogliono fare il colpaccio, vogliono diventare ricchi. Giocando all'otto. E c'è una bella differenza, eh? Quelli che vogliono pagare le bollette del gas le pagano con i miei numeri. Quelli che vogliono diventare ricchi, non lo so, andate avanti a pensare, a sognare, che i sogni sono gratuiti, non costano niente. Io vado avanti a pagarmi le bollette del gas con l'otto. Gas, luce, la gomma della lavatrice, l'idraulico quando capita, fortunatamente non è che capita spesso, però la luce, il gas, le spese di casa che sono raddoppiate adesso, le spese di casa mi hanno massacrato, come del resto tutti voi. Così è. Questa è la mia analisi logica. Poi voi, l'altra parte dei giocatori, quelli che volete fare il colpaccio, avete il diritto di sognare, di pensare, di diventare ricchi, sfondati, di vincere i milioni all'otto. Avete tutto il diritto di fare, di pensare, di costruirvi diciamo, questo sogno, che poi è un sogno come andare nel deserto che avete sete e vedete le oasi. No, è una roba del genere. Bene, questo è tutto. Io vi auguro una splendida giornata. A proposito, nella prossima estrazione c'è questo, mi pare che l'avevo già fatto vedere, e poi sono queste. Vedete, queste sono dei numeri, vedete? Questi? Sono dei numeri che devono uscire su Palermo, Roma e Napoli. Sono degli estratti, che ne potrei mettere quanti ne volete. Quanti ne volete ne potrei mettere. Magari domani ve ne do altri quattro, visto che uno è già uscito, l'altro ha fatto l'ambo su ruota, su Milano. E poi appunto c'era questo qua, che l'ho pubblicato la mattina e è uscito la sera. C'è una bella differenza tra giocare 8, 9, 10 volte dei numeri e dei numeri che escono dalla mattina alla sera. C'è una sostanziale differenza che molti di voi non la comprendete e continuate a perdere soldi perché vi dicono che bisogna giocare su ruota. No, giocare su ruota è un gioco a rischio e al massacro. Questa è la mia opinione. Bene, io vi saluto, ciao e grazie.